Oddio, è un sacco di tempo che non ci vediamo, cioè in realtà tipo non pubblico video da forse 2 settimane, l'ultimo video che ho pubblicato è stato quello sulle api, se non l'avete visto andate a vederlo perché è un video molto interessante, ho fatto anche i sottotitoli per tutti quanti visto che è lui che parla, se l'avete visto insomma spero che vi sia piaciuto, mi dispiace se ho preso questa piccola pausa da YouTube, però diciamo che ho avuto le mie ferie a inizio agosto e dovevo fare altre cose, no, non ho fatto vacanze, non ho fatto vacanze, come ben sapete sono bloccata in Canada, quindi non sono andata da nessuna parte perché comunque non potevamo veramente uscire manco dalla nostra provincia, figuratevi dal paese, non sono potuta tornare in Italia purtroppo, quindi e niente, quindi mi sono occupata di altre cose personali, quindi insomma oggi sono tornata rinfrescante, giovane non è vero, ma vabbè, sono tornata con un altro video zero waste, ma perché siamo sorpresi insomma, ho fatto anche un po' di cambi in questa stanza, forse non ve ne accorgete perché giustamente voi vedete sempre lo specchio, quindi però ho fatto un sacco di cambi in questa stanza mi sta soddisfacendo un sacco, quindi fatemi sapere se volete tipo un mini tour della mia stanza da lavoro, chiamiamolo così, e niente, quindi oggi siamo qua per fare un video, scusate, sono andata ieri dal parrucchiere quindi i capelli sono tipo super swish. Oggi parleremo del bellissimo greenwashing. Quindi, che cos'è il greenwashing? Per chi non fosse familiare con questo termine, il greenwashing principalmente è una tecnica di marketing, principalmente, dove vogliono spacciare prodotti che non sono manco per il pifero sostenibili per sostenibili. Conosciamo benissimo la collezione Conscious di H&M, no? Questo è l'esempio proprio palese che ci viene in mente, però adesso io vi farò degli esempi di greenwashing che sono tremendi e che la gente ci casca. Io su Instagram avevo fatto un video giusto un pochino, diciamo un pochino ironico sulla questione greenwashing, su come la gente quando deve decidere di creare un prodotto green come lo fanno, no? Vi lascerò il link al video se andate, se non mi seguite su Instagram lascerò il link al video, dura veramente 45 secondi quindi potete vederlo tranquillamente molto velocemente, e niente, quindi adesso parleremo di alcuni esempi di greenwashing, alcuni me li avete inviati voi addirittura, e niente, quindi ci tenevo a includerli in questa lista, scusate, mi tengo il telefono perché ho tutta la lista qua. Allora, la seconda cosa in realtà non è proprio greenwashing, ma io ci sono rimasta molto male, mi dispiace. Allora, le 24 Bottles, che è tipo un brand italiano se non mi sbaglio, le bottiglie 24 Bottles, insomma, avevo capito, è un brand appunto sostenibile che crea bottiglie, crea delle bottigliette con infusori eccetera eccetera, sono molto carine le loro bottiglie, stupende, io ne avrei voluto una ancora all'inizio del mio percorso di Zero Waste proprio perché sono molto carine e fanno anche quelle super piccole. Allora, loro appunto sono un brand zero waste, sono un brand sostenibile, quindi non li sto accusando in questo momento di non essere sostenibile o di essere greenwashing, però hanno fatto una collaborazione con Nike l'anno scorso. Insomma, abbiamo capito che vabbè, il cash va bene, vogliamo tutto il cash e tutto quanto, però la collaborazione con Nike, è tipo uno dei brand peggiori al mondo... Anche no, quindi ci sono rimasta abbastanza male perché se è un brand sostenibile sono sicura, cioè un po' come esistono anche gli youtuber che parlano di sostenibilità e fanno collaborazioni solo con effettivamente brand sostenibili, la stessa cosa diciamo che me lo aspetto anche dai brand che sono sostenibili, quindi ci sono rimasta molto male per quella collaborazione, mi dispiace, quindi dubito che in futuro vorrò comprare una loro bottiglia solo per questo motivo, mi dispiace. Un'altra cosa che è sempre greenwash sono le borse in cotone. Borse in cotone, allora, primissima cosa, le borse in cotone, bellissime, stupende, riutilizzabili, utilissimi, eccetera, eccetera, però dovete sapere che se comprate una borsa in cotone dovete, per appunto, diciamo, dar valore alla sua vita, deve essere usata almeno una cosa tipo 40 volte, una cosa simile, perché comunque le borse in cotone, il cotone come ben sapete ha bisogno di tantissima, tantissima acqua quando viene prodotto, quindi diciamo che le cose in cotone sì sono sostenibili perché è un materiale buono e tutto, però bisogna un po' non esagerare a comprare tutte queste cose, perché la borsa in cotone sì, va benissimo, comprate eccetera, però non ve ne servono 50, questo voglio dire. Io per esempio ho delle borse accumulate nel tempo durante la mia vita, perché alcune me le hanno date tipo magari a qualche fiera, altre me le hanno regalate così a caso, un'altra l'ho rubata a mia mamma, un'altra me l'hanno regalata
Quindi diciamo che alcune borse, quelle meno belle, le tengo per quando vado a fare la spesa e poi ho tipo due borse in cotone che sono quelle un po' più carine che ogni tanto io in estate esco solo con la borsa in cotone perché non ce la faccio usare altro. Quindi diciamo che sì, state molto attenti anche a questo perché tantissime persone, cioè, ci sono anche là tantissimi brand che magari non è vero che usano buoni materiali, non è vero che hanno una buona produzione dietro, che vi spacciano queste, ah, borse in cotone, borsa sostenibile, zero rischio, magari c'è anche scritto Planet e robe simili. Per favore, state molto attenti perché anche questi sono i tipici oggetti in cui diciamo possono trarci in inganno proprio perché dici ah, è una cosa utile, però appunto sì, è una cosa utile la borsa in cotone, assolutamente serve, sicuramente ne servono di più, soprattutto quando si va a fare la spesa, però appunto state attenti a da chi la comprate, date un'occhiata anche al brand e tutto quanto. E appunto cercate di non comprarne 50.000 perché non ne avete bisogno di 50.000. Altra cosa greenwashing ovviamente è brand che si sfacciano per sostenibili quando non lo sono. È l'esempio tipico è per esempio H&M, che addirittura adesso hanno una parte del loro sito dove c'è scritto su sostenibilità, tutto quanto, dove non dicono un pifero non dicono, vi giuro, se andate a leggere c'è scritto il nulla cosmico. Un'altra cosa che H&M fa è il fatto del riciclare i vestiti, anche questo non fatevi ingannare, non è una buona azione perché loro effettivamente ti fanno portare a te i vestiti, dicendo che anche lì non fatevi ingannare, che anche lì loro vi vogliono far portare, diciamo, i vestiti. Oltretutto devi portare tot vestiti se non mi sbaglio, non mi ricordo, l'avevo fatto una volta ancora tanti tanti anni fa. Poi loro ti danno un coupon da spendere nel loro negozio, quindi principalmente non c'è niente di sostenibile in tutto ciò. Loro ti fanno arrivare i vestiti, non li riciclano, non li riciclano, forse riciclano una parte, ma non li riciclano per niente. È solo un modo per fingere di essere sostenibili e di farvi spendere altri soldi di più perché giustamente vi hanno dato il coupon, quindi voi siete, yeah, sono felice, mi hanno dato il coupon, adesso lo userò per i miei prossimi acquisti. Vabbè, ciao. Un'altra cosa sono gli influencer che sponsorizzano questi brand definendoli sostenibili. Quest'estate non sapete quanti influencer, io non seguo questa gente, io seguo solo gente che parla effettivamente di sostenibilità e seguo qualche attore. Quindi il mio Instagram è proprio pulito, è proprio green, bellissimo, stupendo. Sono questi influencer che quest'estate hanno promosso la collezione H&M sostenibile dicendo take care of the planet e queste cose qua, quando in realtà loro sono tipo le prime ad essere super consumiste, a comprare un sacco di stronzate e a pubblicizzare tanta merda. Quindi state attenti a chi seguite, per favore, fate un po' di clean, fate un po' di pulizie di primavera, anche se siamo quasi in autunno, fate un po' di pulizie d'autunno, eliminate questa gente perché veramente è molto facile farsi influenzare, perché questi influencer sono là per appunto influenzare, per spacciarti delle cose che sono sostenibili e sono anche lì che mettono le emoji della piantina porca. Cosa di greenwashing che ancora ci tengo a parlare sono quei brand, soprattutto fast fashion, parlo solo dei brand fast fashion ovviamente, che fanno un sacco di greenwashing a prescindere, ma sfruttano delle cose, ovvero per esempio durante il mese di giugno, che è il mese del Pride, hanno tutti questi brand sono usciti fuori con le loro magliette arcobaleno, con le loro magliette ah, love is love e tutte queste cose qua che per carità a primo impatto dici ma che carino, che bello, pensate a queste cose, quando in realtà dietro abbiamo lo sfruttamento delle persone, dei bambini, delle donne, quindi cioè insomma venire fuori con queste collezioni per il Pride quando cioè, non frega niente, insomma, delle persone è un po' inutile, ma poi oltretutto io lo apprezzerei già di più se queste collezioni fossero fatte e i soldi che venissero ricavati fossero donati a qualche associazione effettivamente che si occupa di queste problematiche. Invece no, non lo fanno, non lo fanno, fanno solo queste collezioni per arricchirsi. Una di queste persone è Chiara Ferragni, sì, farò il suo nome perché anche lei ha fatto una collezione del Pride, oltretutto le sue cose sono super super costose, non sono sostenibili neanche, io ho provato a guardare tutto il suo sito, ho guardato i materiali, non c'è niente di sostenibile nei suoi vestiti, non c'è neanche scritto dove vengono prodotti, quindi insomma, no, non me la sento di dire che sia chissà che influencer positiva, perché appunto lei oltretutto si potrebbe anche permettere di fare una collezione. Di fare una collezione sostenibile perché insomma c'ha i soldi, diciamoci, se vuole fare appunto dei vestiti, appunto mantenere comunque i suoi prezzi, per carità, non sto dicendo che deve fare delle collezioni sostenibili poco costose, perché comunque anche i vestiti sostenibili costano, però i suoi prezzi sono esagerati per un vestito fatto in politica.
Salve, Doina che sta editando, ci tenevo a fare una precisazione in questo momento. Non ho fatto il nome di Chiara Ferragni solo per blastare qualcuno, semplicemente questo ragionamento che sto facendo qui, come appunto i brand fast fashion usano appunto il femminismo, il Pride Month e tutte queste cose qua per fare semplicemente più soldi possibile e effettivamente fregandosene effettivamente di queste cose. Si può applicare a tantissimi, tantissimi brand, a tipo quasi tutti i brand. Il brand di Chiara Ferragni ovviamente ha un certo costo, che per carità io non sto parlando di lei come persona in questo video, sto parlando del suo business. Siccome lei è considerata da tantissime persone un'influenza positiva, io non me la sento di considerarla tale. Parlando sempre del business, perché purtroppo io non considero una figura positiva una persona che mi fa vedere quanto grande è il suo cabina armadio, quanti vestiti ha, quanto shopping fa e tutto questo genere di cose. Mi dispiace. Viviamo in due mondi paralleli, quindi per questo che ho fatto il suo nome, proprio per il fatto che se dico Gucci e Louis Vuitton, la gente magari dice oh, però se dico Chiara Ferragni, magari la gente si inizia effettivamente a pensare di più, perché è una cosa che tocca di più vicino. Ci tocca da più vicino, no? Essendo tipo comunque una persona del nostro paese di cui si parla così tanto. Quindi era semplicemente questo il mio ragionamento. Io non ce l'ho con lei, come sto ripetendo, semplicemente mi dà fastidio che tutti questi brand sfruttino delle tematiche importanti per effettivamente solo guadagnarci. Tutto qua. Di estere, quindi insomma, anche a me, no? Anche a me, no? Quindi a giugno anche lei aveva fatto tutte queste cose, che anche lì, anche nel suo caso, ok, fai una collezione per il Pride, però questi soldi sarebbe apprezzabile se fossero donati a delle associazioni che aiutano persone della comunità. Quindi, un'altra cosa sono anche, sempre rimanendo sullo stile delle magliettine con messaggini e cose, sono le magliette femministe. Fa già ridere così perché anche lì feminist, proud to be feminine, tutte queste cose qua, poi però effettivamente sfruttano in primis le donne per produrre i loro vestiti, pagandole una miseria, facendo lavorare in condizioni terribili per poi fare queste magliette proud to be feminine. Quindi piuttosto, se avete bisogno di questo tipo di magliette, fatevele fare, cioè fatevele fare veramente, non ha senso dare i soldi a queste multinazionali che uno stanno distruggendo il pianeta, due non ne frega niente né del femminismo né della comunità LGBTQ, non ne frega un cazzo di niente. Prossima cosa è Sally Hansen. Sally Hansen è un brand di smalti, per chi non lo sapesse qua in Canada lo trovi un po' dappertutto. Hanno degli smalti molto belli, hanno un sacco di smalti, tutto quanto. Io, quando non ero in Zero West, usavo tanto i suoi smalti perché erano molto buoni. Però non è cruelty free, è un brand che testa sugli animali. E sono usciti fuori con una collezione di smalti vegani. Questa è una cosa che ho notato tantissimo fare i brand soprattutto non cruelty free, perché se c'è un brand cruelty free che viene fuori con una collezione vegana, non c'è niente di strano, perché è un brand che di per sé non vuole testare sugli animali, fin da subito diciamo che hanno messo questo principio di volerlo testare sugli animali, quindi significa che ne frega un po' degli animali, ecco, e vengono fuori con una collezione vegana, niente di male, perché magari sapete per esempio Lush non ha tutti i prodotti vegani, cioè dei prodotti che contengono per esempio miele e cera d'api, questi sono gli unici prodotti diciamo non vegani, però tutto il resto è vegano. Stessa, invece questo è un brand che non testa sugli animali, non c'ha niente di sostenibile e viene fuori con degli smalti vegani. Ho capito che volete tipo, come dire, fare più soldi, perché non è che ve ne frega qualcosa di vegano effettivamente, volete solo fare più soldi, però una persona che è vegana, credetemi, che ci farà caso alle cose tipo vegane, ma è importante che non siano anche testate sugli animali in primis. Quindi greenwashing at its finest. Un altro esempio come questo, come degli smalti, è la Garnier Bio. Allora, io non entro in un supermercato per comprare shampoo, cose, queste robe qua da almeno 2 anni, quindi io non so più i prodotti che escono fuori, però c'è gente che mi invia ogni tanto delle immagini, mi dice ma questo è veramente bio secondo te? No, no, Garnier è proprio l'ultima cosa bio sulla pianeta, perché questi brand quando fanno queste cose per attirare più l'attenzione spiaccicano sulla confezione parole come bio, green, pianeta, vegano, tutto quanto, però la Garnier è anche esso è un brand che testa sugli animali
E che sì, cioè non è che c'è tutti questi, magari sì, questi ingredienti saranno migliori degli altri shampoo che hanno fatto, ma comunque resta un brand che testa sugli animali, quindi bye bye bio. Diciamo accaparrarsi le persone che magari fanno più caso a queste cose, ma effettivamente sono sicura che traggono in inganno tantissime persone, non me. Quindi sto cercando di informarmi queste cose, di stare molto molto attenti quando comprate dei prodotti, non fatevi ingannare dal packaging, che vogliono un po' imitare il packaging minimalista con nomi sopra, vegan, bio, tutte queste cose qua. Effettivamente andate a sostenere dei brand che lo sono per davvero. Un'altra cosa è stata una ragazza che mi segue, non mi ricordo se su Twitter o su Instagram, ma mi aveva scritto: "Ah, sai, tipo, sono andata nella sezione sostenibile di Zalando". Già lì ho detto: "Oh, Gesù Cristo". Allora, io Zalando la conosco, non ho mai comprato sopra, ma sono sicura che insomma non è che ci siano tutte queste cose sostenibili lì sopra, però non voglio dire niente. E mi fa: "Nella sezione sostenibile ho trovato le Dr. Martens vegan". Allora, io possiedo le Dr. Martens vegan, possiedo in generale tutte le mie scarpe invernali autunnali sono Dr. Martens, però la Dr. Martens vegan, per esempio, le avevo comprate usate, invece le Dr. Martens altre le avevo comprate ancora prima del mio percorso Zero Waste. Allora, le Dr. Martens di per sé sono delle scarpe molto durature, sono delle scarpe che valgono il prezzo che hanno, perché veramente io ho le mie, quelle normali ce le ho da almeno 2 anni, sono pazzesche, quelle vegan ce l'ho solo dall'anno scorso, pazzesche pure quelle. Però non sono delle scarpe sostenibili. Se riuscite a comprarle usate, veramente fatelo. Anche se le comprate nuove, diciamo, va bene, basta che non comprate 50.000 scarpe di Dr. Martens, però vale la pena, cioè, anche se le comprate nuove va bene. Semplicemente capiate che non è un brand sostenibile per niente, e il fatto che si trovi nella sezione sostenibile di Zalando mi fa un pochino ridere. Quindi lei mi ha solo chiesto conferma, ha detto: "No, guarda, non sono sostenibili per niente". Quelli vegan già, diciamo che sono più sostenibili, per modo di dire, perché giustamente non c'è alcun prodotto animale in quelle scarpe, quindi già sono una scelta migliore se volete delle Dr. Martens, e comprare le nuove e sentirvi un pochino meno in colpa. Semplicemente la produzione delle Dr. Martens inquina tantissimo. Però, come vi ho già detto, se le dovete comprare nuove, piuttosto comprate quelle vegan, piuttosto. Un'altra cosa sono, per esempio, i brand che noi definiamo cruelty free, che però usano l'amica. Io dell'amica vi ho già parlato nel video in cui vi ho parlato di prodotti che non meritano diritti, ma così quel video è stato molto apprezzato, che ve lo lascio linkato, dove parlavo dell'amica, del fatto che è un minerale che viene utilizzato nei prodotti make-up solitamente, o nella skincare anche, che fa appunto l'effetto sparkle, quindi l'effetto super glitteroso, non glitteroso, sparkle, perché il glitter sono delle microplastiche, quindi anche quelle, brutta roba. E infatti l'amica è un minerale che viene estratto dalle miniere dai bambini, quindi c'è uno sfruttamento minorile assurdo. C'è stato anche un mini documentario fatto sull'argomento, dove si andava a vedere le condizioni appunto di questi bambini in queste miniere. Quindi insomma, questi prodotti che sono cruelty free, apprezzo tantissimo il fatto che siate cruelty free, però moltissimi di questi prodotti usano ancora l'amica, che non va bene, non va bene, a meno che non sia ethically sourced o che sia controllata l'utilizzo dell'amica, non è necessario, perché appunto l'amica può essere creata in laboratorio artificialmente. Quindi quando vedete dei prodotti che c'è scritto mica e basta, quella è mica vera. Se invece trovate tipo un brand, tipo solitamente c'è scritto tipo mica artificiale, o comunque c'è scritto un altro nome tipo Bernasol, ok, ci siamo capiti, se trovate questa parola prima della parola mica, quella è la mica artificiale del laboratorio. Quindi anche lì bisogna veramente fare molta attenzione, perché adesso veramente il mondo del make-up è terribile, terribile, terribile. E ultima cosa che ci tengo a dire, questa me l'hanno inviata su Instagram e ci sono rimasta molto male, proprio perché questo è l'effetto greenwashing. Non incolpo la persona che mi ha inviato questa cosa, non incolpo chi ci crede, incolpo chi pubblicizza queste cose senza effettivamente informarsi, perché era effettivamente una cosa pubblicizzata, chiamiamola così. Sto parlando della Colgate. La Colgate ha fatto gli spazzolini in bambù e ha fatto il dentifricio clean, eccetera, eccetera, con il packaging riciclabile. Riciclabile, va bene, quindi significa che prima insomma il loro packaging faceva ancora più schifo. Che poi in realtà anche un packaging che è riciclabile non significa che sia la cosa migliore al mondo. Se era riciclato magari, o se è tipo biodegradabile, già possiamo andare verso una strada migliore. Però la Colgate anche lì è
È un brand che testa sugli animali, la Colgate inquina tantissimo perché è un brand enorme che possiede altre cose dentro, insomma altri brand, quindi io capisco che la Colgate, diciamo che la trovate sempre nei supermercati, quindi il fatto che abbia fatto lo spazzolino in bambù e che abbia fatto questo dentifricio col packaging tipo marroncino che richiama il legno come per fare tipo vedere il nature, ecco, greenwashing puro, questo è greenwashing puro. Appunto, anche i loro spazzolini in bambù. Avrei tantissime cose da dire, però anche questo è un tipico esempio di greenwashing, perché questi brand purtroppo vogliono i vostri soldi e siccome adesso c'è il trend green, quindi perché loro pensano che le persone che parlano di sostenibilità stanno seguendo un trend o qualsiasi cosa, cercano di cavalcare quest'onda e approfittarne. Quindi mi raccomando, state attenti. Ci sono là fuori dei brand che effettivamente se ne fregano del pianeta, hanno una produzione che cerca di inquinare il meno possibile, hanno dei prodotti dove hanno utilizzato ingredienti o comunque materiali che sono stati, insomma, che non hanno danneggiato troppo il nostro pianeta. Quindi, insomma, fate molta attenzione quando comprate queste cose, perché veramente là fuori è pieno di questi esempi che vi ho fatto in questo video. Mi dispiace se questo video è stato così lungo, spero vi sia stato d'aiuto. Se per caso avete anche voi in mente esempi di greenwashing, di quelli che vi ho appena nominati, per favore fatemeli sapere. E niente, io ho finito, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!